Buonasera e bentrovati a Giovedì Sport, l'appuntamento settimanale che vi racconta lo sport del nostro territorio. Come sempre, ospiti in studio. Questa sera trasmettiamo dagli studi di Gioi TV, redazione di Bassano, di Caffè TV 24. Andiamo subito a presentare gli ospiti, perché anche questa sera abbiamo coloro che sono i protagonisti dello sport del nostro territorio. Allora, è con grande piacere che presento Marco Zanunardo. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Marco Zanunardo è il capitano del Bassano Rugby. Marco, intanto grazie per aver accolto il nostro invito, abbiamo il piacere e l'onore di averti qui con noi. Grazie a voi. Allora Marco, tu sei appunto capitano da quest'anno, rivesti un ruolo importante per quanto riguarda il rugby Bassano, ma sappiamo che i tuoi inizi non sono proprio nel rugby. Vuoi raccontarci da dove hai iniziato? Io ho iniziato a giocare a calcio da piccolino, perché tutti i miei amici giocavano a calcio, per cui diciamo che per sentirmi anch'io nel gruppo ho iniziato a giocare a calcio. Giocavo terzino destro, stopper, e alla fine, vedendo il fisico e la stazza, ho deciso di provare a cambiare a 15 anni. Ho detto proviamo a giocare a rugby, essendo anche che mio padre è stato uno dei primi, insomma, qui a Bassano a giocare nel rugby Bassano, per cui ho detto proviamo. E alla fine, già dal primo allenamento, mi sono innamorato di questo sport bellissimo. Il gruppo era un gruppo solido, per cui sono rimasto lì e sono tuttora. Quindi sei il classico figlio d'arte, come si suol dire in questi casi? Sì, beh, io spero di diventare meglio di mio padre. Però sì, diciamo che sono figlio d'arte, così mio padre giocava, per cui... Passato dal calcio al rugby, appunto, hai cominciato nelle giovanili, quindi una tua figlia nel settore giovanile. Come è stato il tuo primo approccio nel rugby? Diciamo che all'inizio mi spaventavano un po' i colpi, perché comunque a 15 anni giocavo in under 17, per cui ragazzi, c'erano anche già ragazzi più grossi di me, però dopo il primo allenamento proprio è passato tutto, ho iniziato a giocare, a divertirmi, c'erano persone fantastiche, nuove che ho conosciuto, per cui mi sono trovato benissimo già dall'inizio. Oltretutto il rugby, per chi lo vede da fuori, sembra uno sport dei colpi cattivi, tra virgolette, ma in realtà insomma è tutt'altro che così, vero Marco? Sì, diciamo che i colpi ci sono, a volte sono anche belli forti, però è anche questo il bello del rugby, perché di infortuni gravi per i colpi di solito non ce ne sono. E per cui il lunedì mattina magari svegliarsi dopo una domenica, dopo che si è vinto una partita importante, svegliarsi con dei colpi che magari fanno male, a volte sarò sadico, però a me piace, mi ricorda la vittoria del giorno prima, per cui a me va bene così. Hai parlato di colpi importanti, ma prima di cominciare la trasmissione abbiamo accennato un po' a questo sport. Non ci hai detto come ci si allena per questo sport? Ci sarà sicuramente una parte atletica, ci sarà una parte ovviamente dedicata alla tecnica. Qual è l'elemento importante nella preparazione di un atleta? Beh, allora, di sicuro noi facciamo 4 allenamenti a settimana. Alterniamo una parte atletica con il nostro preparatore atletico, Giovanni Fontana. Alterniamo anche a delle parti di palestra, perché ovviamente bisogna rafforzare il fisico. E poi però la cosa più importante resta sempre il rugby. Passaggi, abilità, e le solite cose secondo per me, però se facciamo allenamento di rugby per studiare meglio le azioni di gioco che poi andremo a fare in campo la domenica. Quindi c'è una parte dedicata fondamentale alla tattica, ovviamente. Sì, la tattica è importantissima, soprattutto in mischia, perché io gioco in mischia, cioè sono anche i tre quarti, però io là non metto parola perché non so cosa fanno. Siamo due reparti separati, ognuno fa il suo, e poi la domenica ci uniamo e viene fuori quello che viene fuori, che per adesso sta andando bene, per cui siamo contenti. Infatti questa è una parte interessante, nel rugby ci si allena a fasi alternate, in fase separata addirittura. Quella della mischia è un ruolo importante e fondamentale nella partita. Sì, io ho sempre sentito dire che la mischia vince la partita e i tre quarti decidono quanto, perché ovviamente la mischia è importantissima, c'è il fattore fisico, però c'è anche il fattore tecnico,
e la mischia inoltre deve fare anche la touche, che è la rimessa laterale, che anche quella è davvero importante, perché insomma la mischia e la touche sono azioni ferme in cui la palla viene messa in gioco e diciamo che se siamo bravi a vincerle, dopo i tre quarti possono giocarla al meglio. Dicevamo, tu sei il capitano del rugby Bassano, un'investitura molto importante, ti sentirai probabilmente anche responsabilizzato rispetto ai tuoi compagni di squadra. Sì, per me è il primo anno, sono stato eletto quest'anno, sono molto orgoglioso di ciò, devo ammetterlo, perché non me l'aspettavo proprio di essere eletto, però è successo e sinceramente sono ancora un po' scosso, è una cosa che mi riempie il cuore essere capitano del rugby Bassano e soprattutto mi responsabilizza di più perché so che ho grosse responsabilità sulle spalle. E anche perché un bassanese, capitano della propria squadra, della propria città, hai vissuto le giovanili, insomma, forse c'è anche il sangue, c'è il cuore dietro a questa investitura. Sì, esatto, per me, cioè, io lo dico, cioè, non me ne vergogno, per me perdere una partita importante a volte mi fa anche piangere perché sono emozioni forti giocare a rugby, dopo magari anche gli altri sport sicuramente, però io quando gioco a rugby veramente ci metto l'anima e il cuore. E a proposito di partite, il Bassano occupa una posizione importante in classifica in questo campionato, le prime tre partite vinte tutte e tre, insomma un inizio di campionato molto molto positivo per voi. Sì, abbiamo giocato la prima partita a Botticino, seconda a Ospitaletto, terza a Monselice e per ora abbiamo fatto punteggio pieno, per cui siamo contenti, però sicuramente non ci rilassiamo perché sappiamo che c'è molto da lavorare e le squadre forse che più temiamo sono verso fine campionato, per cui verso fine andata, e per cui diciamo che non ci rilassiamo, stiamo sempre attenti e pronti. Siete stati sorpassati in classifica nell'ultimo fine settimana, ma sappiamo che avete una partita in meno, cosa è successo? Questa è una situazione un po' particolare, no? Sì, diciamo che è un girone difficilissimo perché ci sono stati due ritiri e è un campionato a due lunghezze perché ci sono le quattro squadre che a mio parere sono quelle più forti che stanno giocando un campionato per vincerlo e poi ci sono le altre squadre che nulla a togliere, cioè, per carità, però diciamo che sono un po' più all'altezza delle nostre, delle possibilità di tutti. Ovviamente anche con le squadre che ricoprono la parte finale della classifica non si possono sottovalutare perché è un attimo perdere il controllo della classifica. Infatti questa domenica il Rovato ha giocato una partita in più, noi siamo tranquilli perché appunto abbiamo una partita in meno, però per ora sono loro primi. Hai parlato di squadre che puntano alla vittoria del campionato, beh, fra queste ci mettiamo anche il Bassano che punta alla promozione diretta, no? Sicuramente il nostro obiettivo è salire subito in Serie B in un anno perché non abbiamo intenzione di perdere tempo e vogliamo ritornare al campionato che secondo noi ci appartiene di più. Sì, negli ultimi anni Bassano ha diciamo, fatto fasi altalenanti tra Serie B e Serie C, insomma un Bassano che può arrivare tranquillamente a questa categoria. Sì, abbiamo diversi anni di esperienza in Serie B alle spalle. E comunque ci tengo a sottolineare che siamo fieri di avere quest'anno una squadra tutta bassanese, composta da giocatori bassanesi e molti esordi tra le giovanili, perché quest'anno abbiamo esordi importanti, anche un ragazzo di 17 anni, quindi insomma ci teniamo davvero a tornare subito in Serie B per fare esperienza e a creare un gruppo solido e consolidato. Nel corso di questa settimana Giovedì Sport ha avuto il piacere di avere vari atleti di varie discipline e in tutte le discipline abbiamo sempre parlato di questo fattore dei giocatori locali. Il rugby si sta adeguando a questa situazione che è un po' sì dovuta ai costi ma anche alla crescita del settore giovanile, giusto? Sì, sono anni che la società lavora nel settore giovanile e investe molto perché appunto è una delle cose in cui crediamo di più, far crescere i giovani che poi un giorno saranno i giocatori della prima squadra. Marco, c'è un dato alquanto strano in questo campionato, il Bassano non ha ancora giocato nel proprio stadio, insomma una cosa rara.
Sì, quest'anno abbiamo chiesto alla federazione di farci giocare le prime partite dell'anno fuori casa, in modo da far riposare il campo, perché il nostro campo, dopo tre partite, tra intemperie, mischie, siamo anche dei ragazzoni pesanti, insomma, lo roviniamo sempre, per cui per adesso abbiamo giocato tutte le partite fuori casa e la prima sarà il 7 dicembre in casa contro il Borgo Poncarale, però avremo tutto il ritorno in casa, per cui insomma se arriviamo a fine della prima metà del campionato in testa penso che saremo agevolati per il ritorno. Sì, infatti questa è una situazione che potrebbe favorire proprio il rugby bassano, perché mettere punti in cascina adesso significa dopo avere il pubblico dalla propria parte e giocare partite in modo anche più leggero, tra virgolette, rispetto a giocarli in esterna. Sì, giocare in casa sicuramente è molto meglio, non c'è viaggio da fare, ci sono anche trasferte lunghe e importanti e ovviamente il calore del pubblico di casa è sempre un giocatore in più in campo, perché ti dà una carica in più e infatti noi non vediamo l'ora di giocarla prima in casa e il ritorno sicuramente secondo me sarà più bello. Prima parlavi di Rovato che vi ha superato proprio per la partita giocata in più, Rovato che sarà il prossimo avversario vostro, quindi lì ci si gioca qualcosa di importante. Sì, il Rovato è l'ultima dell'andata, per cui ecco, fino a che non giochiamo l'ultima partita non sappiamo ancora come andrà lo scontro. Certo è che prima abbiamo un recupero col Monster, poi giochiamo col Borgo Poncarale, poi giochiamo col Petrarca Padova, per cui insomma abbassare la guardia non ci è permesso. Una domanda anche proprio sul Petrarca Padova, una squadra che ha una tradizione importante, si ritrova in questa categoria, insomma sarà un bel derby tra Bassano e Padova. Sì, il Petrarca ha la sua seconda squadra, per fortuna, perché la prima gioca nel campionato d'Elite, però la seconda squadra è lo stesso, una squadra tosta di sicuro, perché i giocatori credo possano alternarsi anche tra la prima e la seconda squadra, per cui sarà di sicuro da stare attenti. Hai accennato agli Elite, adesso ti chiedo come vedi un po' il movimento del rugby italiano in questo momento difficile per tutti, il movimento, come sta reagendo a questa situazione? Sicuramente è un momento difficile, perché la crisi colpisce veramente tutti e anche le squadre più forti del campionato italiano diciamo che cercano di superare questi momenti, non è facile. Noi abbiamo due giocatori, se non sbaglio forse tre, che giocano col Mogliano e siamo orgogliosi anche di questo, perché insomma abbiamo dei giocatori che crescono bene e per cui magari trovano spazio in campionati di alto livello e la cosa ci fa molto piacere. A proposito dei giovani, prima accennavi che qualcuno ha già fatto l'esordio in prima squadra, insomma per la società penso sia un motivo di vanto questo, quello di poter portare giovani in prima squadra. Sì, noi ogni volta che esordisce un giovane siamo contentissimi, perché ovviamente magari la prima partita sono un po' impacciati, lo ero anch'io come tutti, però già dalla seconda si trova quella naturalezza in campo che poi è lo sport del rugby, insomma, quando ti trovi in campo con i tuoi compagni sei in 15 fratelli, per cui si è tutti felici, cioè per carità c'è sempre la partita da vincere, però è sempre un'emozione. Abbiamo parlato del movimento in Italia, invece adesso ti chiedo com'è il movimento locale nostro, come viene visto il rugby qui a Bassano? A mio parere abbiamo un bel seguito, perché ci sono state alcune partite in casa che abbiamo avuto un sacco di persone che sono venute a vedere, per me sono state tante. Poi si sa che nel rugby c'è il terzo tempo, per cui insomma tra fine primo tempo, secondo tempo e dopo la partita di sicuro si va avanti a festeggiare, si spera se si vince. Comunque anche se si perde si cerca di lasciarsi la sconfitta alle spalle e si pensa già a domenica dopo, per cui si sta tutti insieme e si festeggia la fine della partita, insomma. Infatti quella del terzo tempo sarebbe una situazione da riproporre su molti altri sport, perché aiuta ad aggregare il momento in cui
in alcuni sport magari ci si disaggrega veramente molto facilmente. Sì, io, mi pare di aver sentito che in alcuni sport adesso si sta cercando di integrare il terzo tempo, che a mio parere è una cosa molto importante, perché oltre all'allenamento in campo, alle abilità tecniche e tattiche, è importante anche il gruppo, e se c'hai un gruppo solido puoi andare avanti, se invece c'hai dei singoli che alla fine giocano da soli non si va da nessuna parte. Bene, noi seguiremo il rugby Bassano sicuramente, perché è uno sport che ci interessa e ci piace, quindi con questo voglio chiudere la prima parte. Voglio ringraziare Marco Zalunardo di essere stato con noi, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E ti auguro un grosso in bocca al lupo per il futuro sportivo. Grazie. Bene, io do la linea alla regia, poi torniamo con la seconda parte di Giovedì Sport. Grazie Enrico della linea. Oggi a Giovedì Sport si parla di palestre. Abbiamo con noi Diego della palestra Omnia Fitness di Cassola. Grazie intanto e benvenuto Diego. Grazie a voi e buonasera a tutti. Diego, spiegaci un po' della tua palestra. La mia palestra sostanzialmente nasce da un sogno che avevo da tanti anni, che era quello di realizzare una struttura che fosse, diciamo, a dimensione di una dimensione più umana, quindi non una palestra grande di ampie metrature con attrezzi, diciamo, all'ultimo grido, ma dove si punta molto di più alla qualità del servizio, alla postura, ai movimenti a corpo libero, oltre ovviamente ai vari corsi e tutti i servizi che proponiamo. Parli di corpo libero, quindi vuol dire una palestra senza attrezzi? Sì, sostanzialmente diciamo abbiamo attrezzi, ma non sono quelli convenzionali che le persone trovano di solito nelle palestre, quindi non gli attrezzi guidati, le macchine cosiddette, definite erroneamente, isotoniche, ma piccoli e grandi attrezzi che permettono un lavoro più libero, quindi più funzionale appunto ad una corretta postura, ad un corretto movimento. Prima a microfoni spenti mi parlavi della functional training. Cosa significa? Sostanzialmente, diciamo, la parola funzionale potrebbe racchiudere una domanda: funzionale a cosa? Quindi diciamo che potrei dire che il movimento funzionale è appunto, scusatemi la ripetizione, funzionale al miglioramento della postura, della performance o di qualsiasi altra qualità che una persona ricerca. Però in primis metto sempre quella che è la postura, quindi diciamo il corretto assetto del corpo per i gesti, anche i piccoli gesti quotidiani che svolgiamo diciamo ogni giorno. Ma tipo questo functional training potrebbe essere utilizzato per un giocatore del calcio? Assolutamente sì. La prerogativa di un allenamento funzionale è quello di adattarsi ad ogni sport esistente, proprio perché non vincolato ad un attrezzo particolare, cosa che un po' adesso è ancora, diciamo, dura a morire, specialmente tra i preparatori old style, definiamoli così, quindi vecchio stile, mentre un allenamento a corpo libero con l'utilizzo di particolari attrezzi si adatta praticamente a qualsiasi disciplina. Quindi anche lo sciatore stesso può venire a fare questa preparazione qua, già che siamo quasi in clima invernale, quindi... Assolutamente, può essere lo sciatore, l'appassionato di snowboard. L'obiettivo è quello appunto di ricreare il gesto atletico, lo si può fare molto facilmente, ed allenare tutte quelle che sono le funzioni, i movimenti che va a fare, in maniera però completa, senza isolare quello o quell'altro muscolo, cosa appunto che dicevo prima si fa ancora adesso, ma si cerca appunto di fare un lavoro molto più completo, dove i risultati si vedono più velocemente e sono anche più duraturi. Perfetto, ora andiamo a vedere il servizio che le nostre telecamere hanno registrato nella palestra. Ciao a tutti, siamo alla palestra Omnia Fitness sopra il centro San Marco di Cassola in compagnia di Diego Pegoraro, titolare della palestra. Ciao Diego, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi di essere venuti qui da me. Diego ci condurrà nella visita della palestra e intanto ci racconterà un po' che tipo di attività verranno svolte qui. Con molto piacere. Grazie.
Allora Diego, che tipo di attività proponete, a parte la sala che adesso stiamo vedendo? Allora, abbiamo vari corsi che vanno dallo spinning, quindi per la preparazione ciclistica o per i semplici amanti, diciamo, di questo tipo di attività, la zumba, quindi aerobica, che quindi costruita con coreografie, con balli, con musiche latinoamericane, cose di questo genere, molto apprezzata dalle ragazze. Abbiamo il corso di box, dove facciamo anche preparazioni professionali per chi poi vuole dedicarsi agli incontri, quindi dedicarsi alla carriera di pugilato. A breve avremo anche corsi di Pilates, di Piloxing, una cosa un po' nuova che poi sveleremo più avanti, e altri corsi di aerobica. Ci mostri un attimo la palestra, la sala qui dove avvengono gli allenamenti? Sì, allora, sì, la parte che sta dietro di me, diciamo, è una nostra piccola area funzionale dove lavoriamo con attrezzi quali TRX, kettlebell, palle mediche, bilancieri, corpo libero, body weight, dove andiamo quindi a costruire degli esercizi che sfruttano la nostra fisica, non utilizzando degli attrezzi guidati. E quindi qui, diciamo, questa è un po' l'area ludica, diciamo, se vogliamo, della palestra, quindi molto più funzionale. Qui abbiamo, diciamo, l'area dedicata all'area lavoro più classico, quindi dove eseguire i lavori con i bilancieri, la panca, lo squat, lo stacco, per chi, diciamo, mastica di questo mestiere sa di cosa sto parlando. Lavori quindi con i manubri, sulle panche, quindi qui c'è lavoro un po' più classico. Poi abbiamo un'altra area dove, diciamo, ho un circuito di lavoro con attrezzi, diciamo, tra virgolette, isotonici, ma a differenza degli altri qui si lavora sempre in piedi. Non è la classica macchina dove devo sedermi, regolare un seggiolino, e che in qualche maniera non è mai adattabile al fisico della persona che vado ad utilizzarla. In questa maniera invece possiamo lavorare a circuito, possiamo lavorare singolarmente, ma sempre utilizzando la postura, sempre utilizzando quello che è la funzionalità del corpo, andando quindi a migliorare i risultati. E anche ci si diverte anche di più. E poi c'è la terza area, quella della cardio. Esatto, qui abbiamo l'area cardio fitness dove possiamo utilizzare le bike, i classici tapis roulant o il vogatore. Quindi qui praticamente quest'area viene utilizzata per, diciamo, il riscaldamento, il defaticamento, il classico lavoro cardio, che anche qui io interpreto con un concetto molto più funzionale. Non utilizzo programmi preconfezionati o i programmi che la macchina ha in dotazione, ma regolo tutto in funzione della persona, quindi attenzione sempre alla richiesta della persona, alla caratteristica della persona che ho davanti, insomma. Nel programma personalizzato ti occupi anche di dar consigli per quanto riguarda lo stile alimentare, la nutrizione in generale? Sì, assolutamente, diciamo che è un punto a cui tengo particolarmente, in quanto è fondamentale per ottenere i risultati, sia che parliamo di dimagrimento, sia che parliamo di tonificazione, sia che parliamo di aumento di massa muscolare, ma anche solo per un discorso di benessere. Quindi possiamo andare di semplici consigli alimentari e di integrazione, sempre naturale, perché non tratto integratori, tra virgolette, di sintesi o chimici, e a quelle che sono le vere e proprie diete, allora con la collaborazione di professionisti atti a prescrivere una dieta su misura. Ci spieghi cosa sta facendo i ragazzi qui? I ragazzi adesso stanno eseguendo un programma che ho costruito chiaramente per loro in maniera personalizzata. Adesso l'obiettivo, diciamo, le persone che sono qui hanno tutto un obiettivo diverso. Quindi c'è il ragazzo che sta allenando per l'aumento di massa muscolare, il ragazzo che sta allenando per un condizionamento fisico e per ottenere un dimagrimento, e la persona che ha qualche anno in più che vuole lavorare con i pesi in maniera più funzionale, quindi diventare... avere un corpo che, diciamo, guardate se la mia ripetizione, avere un corpo più funzionale, quindi più atletico, a cui non interessa sollevare più di tanto peso, ma vuole essere qualitativamente migliore. So che organizzate anche serate evento, informative. Sì, adesso abbiamo inaugurato, diciamo, la prima serata parlando di integratori nutraceutici a base di aloe, o aloe, non so mai come si pronuncia, ma insomma la gente sa di cosa sto parlando. E poi proporremo varie serate sempre con un tema specifico, quindi tratteremo, se la prossima serata sarà sul tema di un particolare cerotto antinfiammatorio,
sempre naturale, quindi senza utilizzo di sostanze chimiche. Per quanto riguarda invece il lato pratico dell'abbonamento, una persona che viene a chiedervi di fare un abbonamento qui. Sì, allora ho un listino di riferimento, ma la nostra, diciamo, il nostro concetto è quello di personalizzazione. Quindi quando mi arriva lo studente, la persona che ha delle esigenze particolari di orario, le persone magari che arrivano in gruppo, la famiglia, per citarne alcune, in quel caso propongo degli sconti o dei trattamenti personalizzati. Avete anche qualcosa di specifico per il dimagrimento o qualche macchinario particolare che ci puoi descrivere? Sì, abbiamo un macchinario particolare che abbiamo solo noi in zona, una cosa un po' esclusiva, e ve la mostro, così anche nel frattempo vi spiego un po' il funzionamento. Grazie. È una cosa abbastanza semplice, diciamo che intanto è un tapis roulant, quindi all'interno di questa macchina si fanno 30 minuti di attività aerobica e sfrutta l'effetto sottovuoto. Quindi sfrutta quello che è un effetto fisiologico che esiste in natura, quindi giochiamo con la pressione atmosferica. Questa macchina va praticamente senza dilungarmi nella spiegazione tecnica, va a migliorare la circolazione periferica, quindi posso andare ad agire laddove ci sono problemi di stasi venosa, cellulite, tanto odiata alle donne, posso andare ad agire sui problemi di caviglie gonfie, o riuscire a tirar via i centimetri in quei punti dove è impossibile se non agendo manualmente con intervento chirurgico, tipo la classica adipe vicino alle ginocchia. Con questa macchina, seduta dopo seduta, si vedono miglioramenti sempre tangibili e sempre dimostrabili, quindi è una cosa che abbiamo come fiore all'occhiello, se vogliamo. Diego, aperti tutto l'anno ed estate? Siamo aperti anche d'estate, diciamo che d'estate forniamo un servizio aggiuntivo che pochi altri ambienti magari hanno, che è uno splendido terrazzo all'aperto, che adesso voglio mostrarti, dove facciamo praticamente corsi, allenamento individuale, diciamo che qui fuori le persone possono anche allenarsi anche solo per fare addominali, per fare gli allenamenti aerobici, anche per appunto per i corsi, mi viene in mente il corso di box dove i ragazzi fanno la loro corsa di riscaldamento, il salto con la corda qua fuori, piuttosto che il corso di zumba all'aperto. Insomma, è bello perché abbiamo anche la fortuna di avere una bella cornice che è il Monte Grappa e quindi uno spazio, diciamo, prezioso d'estate nei mesi caldi, che ci consente anche di ampliare, diciamo, la metratura e anche poter, diciamo, andare incontro alle esigenze del cliente che spesso mi dice: non vado in palestra perché è caldo, mi alleno all'aperto, ed eccoci fuori all'aperto. Ultimi motivi che ci hai elencato anche per iscriversi in questa palestra, hai qualche altro motivo o da sottolineare qualcosa in particolare? Ma diciamo, nel nostro piccolo, il motivo principale è che cerchiamo di dare un grande servizio, se mi passi il gioco di parole, quindi cerchiamo di mettere la persona al primo posto. Cioè, qua da noi la persona non vuole essere un numero, vuole essere una, dobbiamo avere un rapporto umano, un contatto umano, e deve essere una persona che può farci qualsiasi richiesta, nel limite del possibile chiaramente, che noi cercheremo di soddisfare. Diego, stiamo per concludere la nostra visita alla palestra, ti ringraziamo tanto, siamo qui all'Omnia Fitness, ricordo, a Cassola, sopra il centro San Marco. Diego, il titolare della palestra, ci ha ospitati, grazie mille. Grazie a voi di essere venuti e spero che vi siate trovati bene. Certamente sì. Ringraziamo Francesca Torresin del servizio realizzato presso la palestra. Beh, Diego, la palestra viene utilizzata soprattutto per gli sportivi, ma ci sono anche persone non sportive che vengono a fare attività motorie. Sì, diciamo che la maggior parte dell'utenza è sicuramente costituita da gente, tra virgolette, passami il termine, normale. Quindi può esserci il ragazzo molto giovane, può esserci la persona anziana, può esserci l'imprenditore, può esserci la casalinga, quindi qualsiasi persona e con qualsiasi tipo di obiettivo. Quali corsi propone la palestra Omnia Fitness? Diciamo che abbiamo svariati corsi. Ce ne sono in programma adesso molti altri che partiranno da gennaio. Adesso abbiamo la Zumba, che non ha bisogno di presentazione, insomma è abbastanza famoso come attività. Abbiamo la box, il corso di kettlebell training che tengo personalmente, quindi insegno l'utilizzo di Cosa questo significa? Attrezzo. Kettlebell è un attrezzo, diciamo che è una
palla di ghisa con una maniglia, se vogliamo, quindi un attrezzo che si definisce una piccola palestra a portata di mano, con cui si possono eseguire molti esercizi e diciamo rende molto completo l'allenamento. L'utilizzo è difficoltoso, molto difficile, per cui ho creato un corso che insegna proprio a chi vuole apprendere l'utilizzo di questo attrezzo, insegna le varie tecniche e come utilizzarle in maniera sicura. E poi vabbè, altri corsi di aerobica, lo spinning che va molto, quindi anche tra i ciclisti che vogliono fare la preparazione invernale o il mantenimento, e prossimamente saranno inseriti quindi altri corsi di aerobica, altri servizi di trattamenti olistici, massaggi e altre novità. Quindi amici di Joy TV, andiamo a provare tutti quanti la palestra Omnia Fitness, sperando di trovare un bel clima con il nostro Diego che ci propone queste belle attività. Assolutamente sì, vi aspetto. Grazie mille Diego, a te Enrico di nuovo la linea. Eccoci tornati in studio per la seconda parte di Giovedì Sport. Anche questa sera c'è il cambio della guardia, abbiamo salutato il capitano del rugby Bassano, abbiamo in studio altri due ospiti, un ospite che torna a trovarci, Marco Fioravanzo, buonasera e bentornato. Buonasera a voi. Al suo fianco c'è invece un giocatore del Tennis Club Bassano, Luigi Zitarosa, buonasera Luigi. Buonasera a voi. Allora Marco, sei venuto a trovarci alla nostra prima puntata, ti avevamo lasciato con la prima vittoria del campionato contro Barletta, com'è proseguito poi il vostro campionato? Il campionato è proseguito bene, siamo andati a giocare a Crema dove abbiamo vinto una partita 4-2, è una partita molto sofferta perché abbiamo annullato diversi match point su dei campi sia con Paolo Lorente sia con Francesco Salviato. È stato un momento bello perché abbiamo vinto due doppi una volta che eravamo sul due pari e un punto l'ha portato Tommaso Gabriele e Francesco Salviato, che sono due ragazzi del settore giovanile nostro. Poi siamo andati a giocare a Roma, al Parioli Roma, abbiamo pareggiato 3-3, una partita anche quella molto difficile, sulla carta noi puntavamo di vincere perché abbiamo portato via anche il nostro straniero Sisley, un giocatore che è 60 del mondo e anche titolare in Coppa Davis con l'Olanda. Però purtroppo il campo non ci ha dato ragione, abbiamo acciuffato un pareggio alla fine vincendo anche lì un doppio con Francesco Salviato e Paolo Lorenzi al super tiebreak. Siamo ritornati a Barletta perché il campionato quest'anno c'è andato e ritorno, a Barletta abbiamo vinto 5-1, la Barletta è l'ultima squadra classificata, però era un campo che quello non facile per noi perché si giocava all'aperto e non siamo abituati come squadra a giocare all'aperto. E poi abbiamo pareggiato domenica, ieri, che abbiamo giocato in casa contro Crema, abbiamo pareggiato 3-3. Lì purtroppo c'è stato l'infortunio di un giocatore nostro, che è Stefano Napoletano, ci ha un po' condizionato nei doppi, però per il momento siamo secondi e stiamo facendo un gran campionato. Sì, quindi ci sembra di capire che sei soddisfatto finora del percorso fatto. Sì, sì, soddisfatto. Abbiamo deciso di cambiare linea l'anno scorso, una volta vinto il titolo. Un anno di passaggio con una squadra giovane. Essere secondo in classifica a due punti dalla prima è un ottimo campionato. E a proposito di giovani, passiamo la parola a Luigi. Luigi, tu sei arrivato quest'anno in prima squadra, quindi per te insomma un buon inizio, no? Sì, è anche già da qualche anno che sono in squadra, non ho quasi mai partecipato però alle partite ufficialmente. Quest'anno ho giocato due doppi, tutti e due contro il Barletta, ho vinto tutte e due le partite, è stata comunque una grande emozione per me, siccome vengo comunque dal settore giovanile, aver giocato per la Serie A, che è il massimo campionato italiano. Infatti proveniente dal settore giovanile sei stato anche campione italiano a 12 anni, insomma per te tu hai cominciato presto a giocare a tennis. Sì, ho iniziato a giocare 14 anni fa, sempre al Tennis Bassano, e ho sempre giocato tutti i campionati giovanili per la società, e quando ero piccolo per me era come un sogno poter giocare per la Serie 1, venivo a vedere le partite quando avevo 14-15 anni e speravo un giorno di poter giocare in prima squadra. E l'emozione di vincere il tuo primo titolo anche se da giovane, insomma, penso faccia piacere, no? Come l'hai provata? È stata una grande emozione perché comunque vincere un titolo italiano, anche se da piccoli, non è mai facile, è stata una bella sensazione, insomma, essere campione italiano.
Marco, qui mi riallaccio col discorso che facevi prima, il settore giovanile, il Bassano ha puntato tanto, i frutti stanno arrivando, anche se ci vorrà un po' di tempo per coltivarlo, no? Sì, anche da dietro abbiamo delle squadre quest'anno, sia la Serie C femminile, sia la Serie C maschile, che sono state promosse nel 2015 in Serie B. Tutte e due le squadre giochiamo solo col settore giovanile, quindi anche quello è un movimento che sta crescendo molto. Poi abbiamo vinto anche due titoli veneti con l'Under 14 maschile e con l'Under 16 femminile, quindi il settore giovanile che è sempre stato il fiore all'occhiello del nostro circolo. Quest'anno, come gli altri anni, ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Mi collego solo a Luigi, che ha vinto il titolo italiano. Il destino ha voluto che il titolo italiano l'ha vinto in coppia con Matteo Donati, che quest'anno è un giocatore che abbiamo acquistato per la Serie 1, quindi si sono ritrovati dopo un tot di anni nella squadra da Under 12, vinto il titolo, sono ritrovati in Serie 1 a giocare insieme. Quindi Marco, cambiano un po' gli obiettivi rispetto allo scorso anno quando avete vinto il titolo, però insomma c'è tanto lavoro da fare e questo Bassano punta sul coltivare appunto questi ragazzi. Sì, è la nostra priorità assolutamente di coltivare il settore giovanile, di farlo crescere il più possibile. La Serie 1 è la punta dell'iceberg di un lavoro fatto alla base con i bambini piccoli per puntarli, poi tutti quanti si cerca nel limite possibile al massimo livello che possono raggiungere. È sempre stato il nostro obiettivo e sempre rimarrà il nostro obiettivo di far crescere i giovani per sperare poi di portarli tutti quanti in prima squadra. Luigi, quest'anno che stai vivendo il campionato, diciamo da protagonista, quali sono le sensazioni che hai? Cosa provi? Beh, ho già detto prima, è un onore per me giocare per questa squadra e insomma anche vedere dei giocatori affermati come Paolo Lorenzi, insomma far parte della propria squadra e che si allenano con te al sabato pomeriggio o comunque la domenica mattina per riscaldarsi è sempre bello. E poter comunque vedere questi giocatori forti giocare è sempre un'emozione, sapere che fanno parte della tua squadra. Anche perché immagino ti aiutino a crescere e a darti una mano, insomma non c'è solo il capitano ma ci sono anche i giocatori che aiutano i propri compagni. Sì, ti danno tanti consigli e comunque avendo più esperienza comunque ti aiutano a maturare. Marco Ferranzo, le prossime sfide invece quali sono? Cosa attende il Bassano nelle prossime partite? Ma adesso abbiamo l'ultima partita di campionato che è domenica 9 che giochiamo contro il Parioli di Roma. Loro sono primi a 2 punti da noi, hanno 13 punti, noi abbiamo 11. In caso di vittoria andiamo ai playoff, in caso di sconfitta rimaniamo secondi. Quest'anno la formula è un po' cambiata rispetto agli altri anni, quest'anno sono 4 giorni da 4. Le prime squadre classificate andranno alle semifinali scudetto, la seconda squadra classificata rimarranno in A1 e le terze e le quarte giocheranno i play-out. Quindi mal che vada resteremo in A1 che era il nostro obiettivo minimo, ben che vada andiamo a giocarci i play-off. Mentre parlavi intanto abbiamo visto le riprese che il nostro regista Paolo ha mandato in onda, immagini appunto che vi riguardano, quindi insomma noi vi seguiamo e siamo sempre con voi. Roma che voi avete già affrontato, avete pareggiato, quindi insomma si vuole chiudere nel migliore dei modi questo campionato. Sì, cercheremo di chiudere nel migliore dei modi anche perché giochiamo in casa. Non sarà facile perché a noi mancherà il giocatore nostro più rappresentativo che è Paolo Lorenzi perché è impegnato in tornei in Sud America e purtroppo abbiamo anche l'infortunio di Stefano Napolitano, speriamo si riprenda. Per questa partita che per noi è importante per il proseguo del campionato. Bene, noi diamo un attimo la linea alla regia perché mandiamo in onda il servizio fatto da Filippo Pozzetto, un servizio molto piacevole e curioso sulle bici d'epoca. Grazie Enrico della linea, qui oggi abbiamo due persone famose nell'ambito ciclistico bassanese, abbiamo con noi Luca Kenneth, buonasera Luca. Buonasera a tutti. E poi abbiamo con noi anche Andrea Pozzobon. Buonasera. Parliamo di loro due perché sono due giovani promesse del ciclismo storico bassanese. Luca, intanto, cosa significa ciclisti storici bassanesi? Non c'è niente di particolare. Noi abbiamo una passione che ci è nata qualche anno fa. Abbiamo biciclette Ante 1987 che hanno delle caratteristiche costruttive particolari. Perché il 1987 è considerato un po' lo spartiacque
del ciclismo vecchio e del ciclismo moderno, e quindi è quello una data abbastanza particolare nell'ambito ciclistico. Com'è nata la tua passione, Luca, per queste bici storiche? È nata quasi casualmente. A me è stata regalata una bicicletta qualche tempo fa, vecchia, d'acciaio, con il cambio ancora sul tubo inclinato, con le guaine dei freni fuori, e un po' alla volta poi ho scoperto che non ero l'unico che aveva questa passione. A Bassano c'erano delle altre persone e le abbiamo condivise, le abbiamo messe insieme e ci stiamo divertendo molto nei giri che facciamo. Invece te, Andrea, ex fotografo di macchine da rally, com'è nata questa passione per te? Beh, intanto ancora attuale fotografo, non di macchine da rally, direi importante. È nata, direi, in maniera naturale, come evoluzione della passione per tutto quello che è la storia, che è storico, appunto, dalle macchine. Ho corso parecchio con le macchine storiche e poi per vari motivi ho smesso, e quindi la passione per il ciclismo si è coniugata a quella degli oggetti storici, retro, vintage, e un po' di ricerca, eccetera, mi ha portato a conoscere questo mondo del ciclismo storico e a frequentarlo, insomma. Ricordiamo che Luca e Andrea sono reduci da una manifestazione particolare che è l'Eroica nel paese dei Chianti. Come funziona l'Eroica, Luca? Beh, l'Eroica è un festival, è un po' la Woodstock delle biciclette, è stata definita. È un meeting che avviene con tutta una serie di appassionati, sono 5.700 le persone che partecipano, però hanno dovuto limitare la partecipazione. C'è chi ha chiesto di parteciparvi e non è stato estratto perché va ad estrazione. Le domande sono circa 12.000 quelle che vengono fatte, ne vengono estratti solamente 5.700. E è una manifestazione dove ci sono quattro percorsi diversi, cioè il 35 km, il 75, il 135 e il 209 km. Le altimetrie sono abbastanza complicate, anche a parte il 35 che è abbastanza tranquillo, il 75, il 135 e il 209 invece lo sono in modo molto particolare. Come mai 24-24, Luca? Stranamente lo scherzo del destino ha fatto sì che il mio numero di pettorale era il 2424, quindi 24-24, non so come mai, uno strano scherzo del destino. Tu che percorso hai scelto? Io ho fatto il lungo, visto che l'anno scorso poi per motivi di carattere tecnico non sono riuscito a portarlo a termine, ho mollato al 179esimo chilometro, e quest'anno per me era una sfida, una doppia sfida, e quindi dovevo assolutamente portarlo a termine, e ho fatto i 209 chilometri, partito alle 5.30 del mattino, arrivato alle 20.35 della sera. Andy? Io invece ho fatto il 75 quest'anno, che mi mancava perché gli altri li avevo già fatti, e niente, devo dire che quest'anno è stata forse delle mie tre partecipazioni la più emozionante, perché la sfida è stata quella di portare all'arrivo e far partecipare persone che in bici comunque ci vanno gran poco, e che quindi hanno fatto un'impresa sicuramente al di là delle loro possibilità fisiche, e quindi entra in campo la testa, e insomma riuscire a stargli vicino, aiutarli, è stata una cosa molto emozionante, vedere la loro soddisfazione all'arrivo, ecco. Se non sbaglio, Luca, oltre alla manifestazione che si svolge qua a Bassano, che è il Criterium d'altri tempi, c'è una manifestazione che si svolge sull'altopiano di Asiago, che è la Vacca Mora, se non sbaglio. Sì, la Vacca Mora è una bellissima manifestazione che si svolge sull'altopiano di Asiago, ripercorre buona parte dei tratti di vecchia strada ferrata della Vacca Mora che c'era, che è stata attiva fino al 1950, grosso modo. E i tratti sono molto interessanti, molto bella. Poi dalle nostre parti c'è anche la Ottavio Bottecchia, che si svolge di solito alla fine di maggio, primi di giugno, molto molto interessante, perché ha la possibilità di farci rivivere strade che venivano frequentate a suo tempo da Ottavio Bottecchia durante i suoi allenamenti intorno al 1920. Ma il gruppo delle bici storiche di Bassano da quante persone è composto?
Allora, esiste un tesseramento, chiamiamolo virtuale. 39 sono i partecipanti che hanno preso parte all'Eroica e adesso abbiamo avuto ulteriori richieste anche da altre città, fra l'altro, cosa incredibile, e la cosa è molto simpatica, anche perché noi stiamo cercando di far vivere il ciclismo in modo meno tirato, meno, molto più godereccio, cioè in modo d'altri tempi. Sì, ma anche il fatto di non riuscire a dover impostare giri dove tutti si viaggia con la testa bassa e si spinge e basta, non si vede niente del paesaggio. Viviamo in una terra bellissima che ci permette di avere dei paesaggi incredibili e quindi vale la pena di valorizzarli e guardarli soprattutto, e poi riuscire anche a raccontarli, credo sia una delle cose più belle che si può fare. Diciamo che Luca e Andy hanno fatto spettacolo al Criterium d'altri tempi. Andy, com'è andato quest'anno? Beh, a livello prestazione diciamo che è stato un disastro come ogni anno, ma purtroppo io e il mio compagno, che saluto, non abbiamo molto tempo per allenarci seriamente, quindi lasciamo che altri godano della vittoria. Però a livello diciamo di successo della manifestazione è andato veramente bene, siamo stati fortunatissimi col tempo e il consenso è sempre più ampio e si sta muovendo sulla scia del Criterium, che è nato a Bassano, si sta muovendo qualcos'altro, probabilmente nasceranno delle altre manifestazioni legate a questo tipo di ciclismo lento e divertente. Come avete visto poc'anzi nelle immagini, si parla di bici storiche. Qual è la più famosa bici storica, Luca, che c'è attualmente, che usano i vari partecipanti? Lo scenario è molto molto ampio. Calcoliamo che le prime biciclette risalgono a circa il 1870. Di quegli anni c'è poco o niente, poca cosa. Le più famose che abbiamo avuto qui in zona e che hanno partecipato al Criterium sono biciclette dei primi del Novecento, 1910-1920. Ci sono pezzi incredibili che hanno partecipato, che ci ha fatto fare bella figura, anche proprio come retrospettiva da un punto di vista storico. Poi si passa agli anni 30 e 40, quando iniziano a entrare i cambi, la ruota libera, e quindi c'è tutta un'evoluzione storica della bicicletta, con le biciclette poi di Coppi, Bartali, e poi tutti quelli che sono arrivati, fino ad arrivare a Francesco Moser, a Saronni, e agli ultimi argentini e altri partecipanti. E al panettiere, perché avevamo anche una bici del panettiere. La cosa interessante è stata che quest'anno abbiamo avuto una coppia di fornai che hanno partecipato con una bicicletta con il famoso cestone nella parte anteriore, che si sono scorrazzati le vie del centro storico bassanese per una decina di chilometri a testa, quindi in totale hanno fatto circa 20 chilometri. L'hanno sofferta, tant'è vero che hanno vinto comunque il premio Eleganza, perché avevano addirittura la farina addosso e quindi abbiamo trovato opportuno premiarli per la partecipazione molto sentita alla manifestazione. Andy, come si allena un ciclista che va a fare queste gare con le bici storiche? Andando il più possibile al ristorante, al bar, e andandoci in bicicletta, ecco, questo è l'allenamento. No, a parte gli scherzi, sono manifestazioni appunto, possiamo dire, goliardiche, divertenti, non hanno nulla a che vedere con allenamento, esasperazione, agonismo, assolutamente no. Sono manifestazioni che possono fare assolutamente tutti, e questo è il bello e l'importante, e serenamente, senza problemi, che tanto ormai, insomma, lasciamo fare ai professionisti lo sport vero, noi giochiamo con le biciclette. Ma i professionisti come giocano con queste bici storiche? Ho visto l'anno scorso al Criterium Pippo Pozzato, però farlo con la bici moderna. No, aveva una bici degli anni 70 di Totten, quando ancora facevo le biciclette. Però per contratto doveva vestire la maglia della sua squadra World Tour. È stato un... E c'era anche, oltre a lui, c'era anche Brambilla, che è un altro professionista che corre con la Omega Pharma Quickstep. È stato un onore averli. Quest'anno purtroppo abbiamo ricevuto la telefonata che si scusava a Brambilla
per non poter partecipare alla nostra manifestazione perché era a correre la Vuelta de Spagna, quindi ecco. Magari qualche bassanese ancora, qualche ciclista importante a fare il criterium? Chi lo sa, vedremo cosa riserva il futuro. Già noi siamo molto importanti, questo e questa... Il bello sono le veline del criterium. Le veline del criterium sono per pochi, ecco. Sono molto preziose per pochi. Grazie mille a Andrea Pozzovon e a Luca e buon criterium a tutti. Grazie anche a voi. Grazie. Buonasera. Eccoci tornati in studio, Marco Fioravanzo. Sappiamo che tu sei impegnato anche nel sociale, ci accennavi qualcosina alla prima puntata. Se vuoi raccontarci di qualcosa di importante che avete in mente, qualche evento. Sì, intanto come Tennis Bassano noi da 6-7 anni ormai che organizziamo dei tornei di tennis in carrozzina. È un torneo dove noi come Stani andiamo molto orgogliosi perché vedere questi ragazzi giocare ti rende ancora più importante e soprattutto ti fa capire bene quanto fortunati siamo noi rispetto a loro. Abbiamo organizzato anche per 3 anni consecutivi i campionati italiani di tennis in carrozzina, è un evento che coinvolge anche scuole, coinvolgiamo anche tutti i bambini della scuola tennis, perché sono oltre a essere delle persone belle, dentro e fuori, sono anche dei grandi campioni, che non è per niente facile. Per quanto riguarda invece, oltre alle attività tennistiche, come i campionati di tennis in carrozzina, io personalmente dal punto di vista sociale seguo da una mano volentierissimo da ormai 8-9 anni l'Associazione Oncologica San Bassiano. È un'associazione che lavora nel bassanese e ormai sono, come ho detto prima, quasi 8-9 anni che a loro do una mano. Come do una mano? Do una mano facendo tantissime iniziative. Le iniziative sono legate a delle aste di beneficenza con delle maglie o dei calciatori o dei tennisti o delle pesche di beneficenza invece legate a dei premi che mi danno degli sponsor o alla partita di calcio. Cioè ogni anno facciamo una partita di calcio Memorial Moretto, si chiama, che in memoria del papà del mio collega Marco Moretto. Tutte queste serie di iniziative hanno portato a raccogliere in questi 8-9 anni quasi 40.000 euro, che è una cifra considerevole, ma per queste persone che hanno bisogno non bastano mai. Quindi ogni anno cerco di poter fare qualcosa per aiutare questa situazione. Metteremo sempre, ogni anno facciamo dei calendari che noi li vendiamo, sono delle calendari un po' particolari che le facciamo noi come situazione. Poi quest'anno ne approfitto di voi per lanciare questa iniziativa che facciamo con la situazione oncologica, che faremo un concerto il 13 di dicembre con la Bassano Spiritual Band, che è una band che lavora nel bassanese, che fa concerti gospel. Noi lo faremo il 13 di dicembre al Vivaldi di Cassola. È un motivo per ascoltare della buona musica e soprattutto per aiutare le persone che hanno più bisogno. Infatti tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione oncologica. Intanto, mentre tu parlavi, il nostro regista ha messo in sovraimpressione proprio la locandina di questo concerto, insomma, un'iniziativa molto importante che risulterà sicuramente piacevole, perché sappiamo che i concerti in questo periodo comunque hanno un certo riscontro, no? Sì, poi è un concerto gospel, quindi richiama molto un po' di più il periodo natalizio. Infatti il titolo abbiamo dato è Natale in solidarietà. È una band molto conosciuta nel bassanese e quindi oltre ad ascoltare della buona musica sicuramente faremo del bene a delle persone che ne hanno sicuramente più bisogno di noi. E questa è una cosa che fa sicuramente molto onore. In chiusura voglio parlare con Luigi. Luigi, domenica, come diceva prima il tuo capitano, si giocherà contro Roma. Tu ci sarai. Come ti stai preparando a questa sfida e soprattutto come la vedi e come la giudichi? Beh, lo scontro diretto per qualificarsi tra le prime 4 d'Italia. Io personalmente sto cercando di allenarmi anche più volte al giorno per poter affrontare al meglio questa sfida e vediamo, sulla carta forse loro sono un po' sopra noi date le assenze di Paolo Lorenzi e forse anche di Stefano Napolitano, però
giocheremo al massimo, anche perché potrebbe essere l'ultima partita da campioni d'Italia e non si vuole mai fare brutta figura alla fine. Cercheremo di dare il massimo e di provare a vincere. Poi sarà un'occasione anche per te, immagino, insomma, di far vedere una volta di più il vostro valore, il tuo valore, insomma. Sì, io proverò a dare il cuore per questa società e per la squadra e vedere, insomma, dove possiamo arrivare. Bene, noi siamo in chiusura anche di questa puntata. Ringrazio Marco Ferravanti per essere stato con noi. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie per lo spazio che ci avete dato. E ringrazio anche Luigi Zitarosa, in bocca al lupo per la partita di domani. Grazie mille. Io vi saluto, vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre con Giovedì Sport su Caffè TV 24, una produzione Joy TV. Grazie e arrivederci.